pronto per collegarsi con noi. Speriamo. Speriamo che vada tutto bene, se riusciamo a sentirlo. Pronto Sergio, ci senti? Oh, finalmente. Oh, perfetto. Ciao Sergio. Ci sentiamo. Finalmente ci sentiamo, Sergio. Tutto bene? Ciao allora, Roberto. Ciao Salvatore. Sergio, aspetta che mi sposto così vedi anche me. No, vabbè, non c'è spazio. A me non mi vedi che è meglio. È meglio che non mi vedi. Allora, innanzitutto mettiamo anche il sottopancia per Sergio D'Elia, che per chi non lo conoscesse, pochissimi che non lo conoscessero, è il segretario di Nessuno Tocchi Caino, l'associazione radicale che si batte, la moratoria diciamo è già stata conquistata ma deve essere attuata, diciamo lo scopo finale è l'abolizione della pena di morte. Intanto c'è stato il grande successo dell'approvazione alle Nazioni Unite risalente a 2 anni fa, giusto? Sì. Della moratoria delle esecuzioni capitali. Sergio, come stai? Cosa succede a Roma? Quali sono le attività che hai in corso con Nessuno Tocchi Caino? Beh, a proposito di quello che hai appena detto, stiamo proprio preparando in questi giorni l'evento, diciamo, istituzionale di Nessuno Tocchi Caino, che è la presentazione del rapporto annuale sulla pena di morte che faremo sabato prossimo, 31 luglio, qui nella sede del Partito Radicale alle ore 10:30 per chi ci ascolta, quindi diciamo è un evento aperto a tutti, quindi vi invito a partecipare. E nell'occasione facciamo anche una cerimonia che abbiamo inaugurato la prima volta 5 anni fa e che ogni anno abbiamo ribadito, cioè il conferimento di un premio a chi si è distinto nella lotta alla pena di morte nel corso dell'anno. La personalità, di solito si tratta di presidenti di stati, di capi di governo, di paesi che hanno... mi senti? Sì, tutto, benissimo. Sentiamo benissimo. No, di paesi che hanno abolito la pena di morte o attuato una moratoria delle esecuzioni capitali. Ecco la notizia che possiamo dare, quindi onoriamo anche questa prima uscita della web TV radicale dando la notizia che il premiato di quest'anno sarà il presidente della Commissione dell'Unione Africana. L'Unione Africana, un po' come l'Unione Europea, ha tutti i suoi organismi, è l'omologo di Barroso per intenderci. Si chiama Jean Ping, è un ex ministro degli esteri del Gabon che ha avuto un ruolo favoloso da protagonista nel 2007, nel dicembre 2007, quando appunto l'Assemblea Generale dell'ONU ha discusso e votato e ha approvato la risoluzione per la moratoria delle esecuzioni capitali. Il Gabon fu uno dei paesi leader di quella iniziativa insieme all'Italia e ad altri paesi rappresentativi di tutti i continenti. Da quindi, dopo quell'evento, in precedenza era stato anche presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Jean Ping. Poi è stato chiamato nel 2008 è stato chiamato a questa carica importantissima per il continente africano. Devo dire che da ministro degli esteri, quindi uno dei membri del governo gabonese, nel 2007, annunciando praticamente il ruolo del suo paese da protagonista al Palazzo di Vetro, aveva convinto il suo governo a presentare al Parlamento una proposta di abolizione della pena di morte che il Parlamento sta tuttora trattando. In questi anni l'Africa è stato il continente dove sono fatti i passi più importanti verso le moratorie o l'abolizione della pena di morte. Penso al Burundi, al Ruanda, al Togo, che negli ultimi 2 anni hanno abolito la pena di morte. Io immagino, e questo è uno degli impegni di Nessuno Tocchi Caino, che nel prossimo anno ci siano altri paesi, il Gabon innanzitutto, ma anche il Benin, la Repubblica Democratica del Congo. Questo è il progetto Africa di Nessuno Tocchi Caino, che illustreremo sabato prossimo nella conferenza di presentazione dei dati del rapporto 2010 Nessuno Tocchi Caino e nel corso della cerimonia di premiazione di Jean Ping. Quindi ci aspettano 2 anni, perché il nostro progetto sull'Africa dura 2 anni, è stato finanziato in parte anche dall'Unione Europea, 2 anni nei quali si tratta di dare attuazione appunto a quel testo, a quella risoluzione storica delle Nazioni Unite di ormai 2 anni e mezzo fa.
Quindi questi sono l'impegno di Nessuno Tocchi Caino, ma ci sono altri fronti di cui possiamo anche parlare. Insomma, in Italia non c'è la pena di morte, l'abbiamo abolita totalmente anche in caso di guerra, per quanto era previsto dal codice militare di guerra nel 1994, ma sappiamo che ci sono forme di esecuzione della pena, non della pena di morte, ma che si risolvono spesso in esecuzione in quanto tale. Sono già 38 i suicidi che vengono registrati quest'anno nelle carceri italiane. Sarebbe un errore definirli morti naturali o volontarie. Le condizioni di detenzione nel nostro paese sono tali che portano le persone in qualche modo a trovare una forma di evasione da trattamenti crudeli e degradanti come quelli che si praticano nelle nostre carceri, e spesso chi non ce la fa trova nel togliersi la vita il modo di togliersi da una situazione veramente intollerabile. Per non parlare poi, non c'è la pena di morte, ma la pena fino alla morte c'è, perché nel nostro paese vige ancora quel fine pena, due punti mai, che una volta era scritto nelle cartelle giudiziarie della posizione giuridica dei detenuti, insomma l'ergastolo. Non è vero, come molti dicono, che nel nostro paese l'ergastolo è solo sulla carta e non lo si fa. Ci sono tutta una categoria di detenuti che l'ergastolo se lo fanno tutto, penso a quelli in 41 bis che hanno, come si dice, l'ergastolo ostativo, cioè non possono accedere ai benefici, quindi neanche a quella liberazione condizionale che dopo 26 anni di carcere teoricamente sarebbe possibile per tutti i detenuti, i condannati, anche condannati all'ergastolo. Ebbene, i detenuti in 41 bis sono esclusi da questa probabilità e quindi l'ergastolo, la pena, ripeto, fino alla morte si pratica e per loro sicuramente è in vigore nel nostro paese. Per non parlare di altre categorie, penso ai detenuti per esempio che non hanno l'ergastolo in sentenza di un tribunale, ma c'è un ergastolo bianco, un ergastolo di fatto. Penso a quelli, i cosiddetti internati, quelli che sono sottoposti alle misure di sicurezza, che vengono condannati a scontare la misura in veri e propri penitenziari, e siccome non c'è un fine pena di questa misura, una scadenza termine di questa misura, per motivi di sicurezza, teoricamente, questa è una misura a discrezione dei magistrati di sorveglianza che potrebbe protrarsi tutta la vita. Quindi, diciamo, questi sono i due fronti, uno internazionale e uno interno della nostra lotta, di Nessuno Tocchi Caino, che non significa non pensare ad Abele, non avere presenti le ragioni di chi ha subito dei torti e un dolore immenso, come penso le vittime, ai familiari delle vittime di gravi reati, ma fare il cortocircuito tra le ragioni di Caino e quelle di Abele, o i torti di Caino e i diritti di Abele, credo che sia un gioco facile ma anche truccato. Forse il modo migliore per difendere le ragioni e le sacrosante istanze di giustizia delle vittime, dei parenti della vittima, sia quello di non degradarsi mai al livello dei comportamenti che quelle vittime hanno provocato. Allora Sergio, ti sollecito, diciamo, delle domande che sono arrivate dalla chat, te le leggo tutte e tre in modo che poi magari rispondiamo cumulativamente. Allora, Camilla ci chiede di raccontare innanzitutto come è nata l'associazione, questa è la prima. La seconda, sempre di Camilla, lei ci chiede, chiede quanta è la strada della creazione di questa associazione, perché si chiama Nessuno Tocchi Caino. E poi infine Camilla sempre chiede di descrivere la decisione tua iniziale di passare a fare politica con i radicali. Camilla, tra l'altro, è un'iscritta a Nessuno Tocchi Caino e ha detto che tu gli hai estorto l'iscrizione. La conosci benissimo, si tratta di Silvana Bononcini da Bologna, anzi da Montalto in questo momento. E questa è la terza domanda? Sì. Quindi sono due di Camilla e una di Silvana? No, sono Camilla e Silvana. Camilla e Silvana, è con l'accento. È con l'accento, è copula. E come mai c'è questo nome di battaglia? Poi glielo chiederemo, ora ci ascolta, lo dice. No, le prime due domande... Camilla aggiunge, appunto, ti fa questa domanda perché è un passaggio molto bello, scrive: io ricordo il suo discorso al congresso di Firenze
non ricordo più di Roma. Anni fa. Il congresso di Roma delle Argife. Allora è lei che ha perso, allora è veramente una capra. Lei si definisce capra telematica, allora sbaglia lei, perché anche a me suonava strano Firenze. Vai, no, va bene. Ci sono altre domande. Intanto un abbraccio, un saluto a Silvana, la quale sarà vittima di un'estorsione, cioè quella dell'iscrizione Nessuno Tocchi Caino, ma in realtà è semplicemente un'adesione che lei conferma da troppo tempo, da tantissimo tempo, dalla fondazione di Nessuno Tocchi Caino, soltanto che qualche volta si dimentica di onorare la partnership, e quindi qualche volta la devo chiamare per ricordarglielo, siccome ci tengo alla sua iscrizione. Quando vedo che manca nell'elenco degli iscritti, allora dico, beh, forse è successo qualcosa, fammela chiamare, e si convince. In realtà non è un'estorsione, è un richiamo, è un ricordo che io gli faccio ogni anno. No, allora, Nessuno Tocchi Caino nasce nel 1993 con un congresso internazionale che viene celebrato, viene svolto al Parlamento Europeo a Bruxelles. Intanto Silvana, Camilla sa benissimo che l'opera di fondazione di questa associazione fu innanzitutto un'opera, io dico letteraria, così come letteraria è stata poi in effetti, a tutti gli effetti, la vita della fondatrice insieme a me di Nessuno Tocchi Caino, che è Maria Teresa Di Lascio, la quale ci tenne molto a che il nome dell'associazione prendesse spunto dal passo, millenario di un testo millenario, che è quello della Genesi, della Bibbia, in cui si racconta appunto della vicenda di Caino ed Abele. Fu proprio Maria Teresa Di Lascia a insistere sul fatto che non dovessimo dire come era tradotto ufficialmente quel testo della Bibbia. La traduzione ufficiale, insomma, era quella: nessuno uccida Caino. Invece Maria Teresa voleva dare il senso della intangibilità della vita, ma anche della dignità della persona, e quindi dire più che altro non uccidere era limitativo, laddove la sfera inviolabile della vita è nel senso lato, non soltanto in quello fisico, doveva essere reso, e lo rendeva più il termine Nessuno Tocchi Caino. Quindi quel passo della Genesi, peraltro, fu poi riscritto proprio dopo che l'associazione nacque. Stiamo parlando del 1995, erano passati 2 anni, Maria Teresa ci aveva lasciato nel 94, dopo aver scritto peraltro questo favoloso libro, opera letteraria che è Passaggio in ombra. Maria Teresa non c'era più, il libro uscì postumo, come postuma uscì la riscrittura della Bibbia che Monsignor Ravasi, che curava l'Evangelium Vitae, il capitolo sulla giustizia dell'Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II, su nostra sollecitazione, dopo una rilettura del testo sacro dal testo originario in ebraico, fatta da un altro scrittore, da Henry De Luca, il quale interpretò quel testo in maniera letterale, in cui non c'era scritto letteralmente nessuno uccida Caino, ma qualcosa che si avvicinava proprio a quello che la visionarietà di Maria Teresa Di Lascia aveva intuito, appunto il senso della intangibilità, nessuno colpisca, nessuno tocchi Caino. E questo fu un altro dei successi postumi di Maria Teresa Di Lascia, la quale ci ha lasciato in eredità due capolavori: il capolavoro letterario che è stato ed è Passaggio in ombra, il capolavoro politico che è stato ed è Nessuno Tocchi Caino. Per quanto riguarda la terza parte della domanda, o la terza domanda, io un po' scherzando dico che Marco Pannella, l'incontro con Marco Pannella è stato un po' l'incontro tra il discepolo che incontra il maestro, ma solo quando il discepolo è pronto, e io ero sicuramente pronto dopo anni di carcere, dopo
l'esperienza, che sempre perché sia autentica, vera, è un fatto interiore. Io intimamente mi ero convinto della di una semplice verità, quindi non di una verità con la V maiuscola, e cioè quella per cui non è vero che il fine giustificava i mezzi, e questo era un principio filosofico, politico, che aveva animato non soltanto chi aveva scelto la lotta armata, la violenza come forma di lotta politica, ma anche i filosofi e direi qualsiasi esperienza rivoluzionaria dalla rivoluzione francese in poi, no? La verità allora in voga era che se il fine è giusto e buono, qualsiasi mezzo che si usa per conseguirlo è legittimo, no? La verità semplice che io ho maturato con l'esperienza della mia lotta armata e della mia esperienza carceraria dimostra esattamente il contrario, che in realtà i mezzi che si usano nella lotta politica rischiano di uccidere di non solo le persone ma anche gli ideali per cui si è lottato, e che quindi i mezzi, i fini li prefigurano, li pregiudicano e li stravolgono. E quindi incontrare Marco Pannella, che negli anni 70 ci chiamava certo assassini ma anche compagni, nel senso che vedeva tra noi terroristi allora e i radicali, i non violenti allora, una sorta di fratellanza, una sorta di unità, nel senso che gli uni e gli altri eravamo sicuramente animati da passione politica, dallo stesso amore per i fini per i quali lottavamo. La differenza stava nel fatto che la nostra lotta era animata dall'odio, quella dei radicali dalla non violenza, dall'amore, eccetera. Però questo è stato una maturazione che sicuramente la vita, l'esperienza penitenziaria mi ha aiutato a raggiungere. Dopodiché è stato possibile per me, grazie all'accoglienza del Partito Radicale, di Marco Pannella in particolare, trovare nella comunità radicale una nuova dimensione della mia lotta politica, io dico anche di una rinascita. Parlo di me spesso come di uno che ha vissuto due vite, una prima vita, quella violenta, la seconda vita, quella con il Partito Radicale non violenta, e quindi non è un caso che la prima volta che io esco dal carcere, esco proprio per andare, ed eravamo nel 1900, inizi del 1987, ad un congresso del Partito Radicale in cui si svolge una sorta di cerimonia nella quale il violento sceglieva la non violenza e consegnava la sua organizzazione violenta, che era prima linea, al partito della non violenza. Per conseguire gli obiettivi pur nobili che mi ero prefissato, con la fondazione di Nessuno Tocchi Gaino e con l'affidare a me soprattutto la campagna contro l'omicidio di Stato, che è la forma forse più alta, massima di espressione dell'omicidio politico, quello che si pratica appunto con la pena di morte. Ecco, credo che nella mia seconda vita, rispetto alla prima violenta, e con non solo la non violenza, ma soprattutto la non violenza nel momento massimo della vita civile e sociale, che è quella della giustizia, credo che questo sia un po' il senso forse più esplicito di questo mio impegno politico, che io ringrazio ancora il Partito Radicale e Marco Pannella di avermi affidato. Sergio, c'è un'altra domanda dalla chat da parte di Don Volpi, che sarebbe Donato Volpicella, il quale ti chiede: Sergio, hai ricevuto risposta da Vendola alla richiesta di provvedere alla nomina del garante dei detenuti in Puglia? Io ringrazio Donato per questa domanda. Io devo dire che la formula che abbiamo usato io, Rita Bernardini, Elisabetta Zamparutti, Maurizio Turco, Giuseppe Napoli e il segretario di Radicali Italiani, Mario Siderini, in quella lettera, cioè la forma quindi aperta, non era una lettera, però ho usato le buone maniere, nel senso, prima di mandarla alla Gazzetta del Mezzogiorno l'ho inoltrata a Nichi Vendola. Io non ho ricevuto risposta né dalla lettera, seppur aperta, ma
privatamente inviata a lui qualche giorno prima, né tantomeno ho ricevuto risposta alla lettera pubblicata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Io ringrazio questo giornale per aver dato spazio a quella che io ritengo essere una, come dire, un atto di buon governo di una situazione che rischia di diventare senza più ritorno, e cioè mi riferisco alla situazione delle carceri. Cioè, nella lettera noi ricordavamo che nella classifica nazionale del sovraffollamento, io ho sempre poi, prendo con le pinze questo termine, fa un po' impressione perché sembra che si parliamo di un pollaio e o di un canile, per certi aspetti le carceri sono dei pollai e dei canili, un termine però è quello che si usa, no? Nelle statistiche si parla della sovrappopolazione, del sovraffollamento, tecnicamente un termine impersonale che non rende minimamente la proporzione di quella che a parer mia è una vera e propria catastrofe umanitaria. Ebbene, nella classifica nazionale del sovraffollamento penitenziario la Puglia figura al secondo posto. I dati sono alla fine di giugno, i detenuti presenti nelle carceri della regione erano oltre 4.600, cioè 2.000 in più rispetto, ecco un altro termine, capienza, come se fosse un deposito, ma per certi versi le carceri sono dei depositi, si parla di capienza regolamentare, no? Ma addirittura sono 600 in più anche di quella che il Ministero usa come termine sempre tecnico, tollerabile. E la domanda che io mi pongo, tollerabile per chi? Forse per il Ministero, non certo per chi, per la comunità penitenziaria, mi riferisco non solo ai detenuti, ma agli agenti di polizia penitenziaria. Tollerabile, era tollerabile per quei tre detenuti in record pugliese del carcere di Lecce che si sono tolti la vita negli ultimi mesi. Ebbene, la Regione Puglia ha la responsabilità di non aver, avendo fatto un peso ancora più grave, perché insomma il merito della scorsa legislatura, uno dei pochi forse della scorsa legislatura, del mandato di Nichi Vendola, è quello di aver istituito per legge, con una legge ad hoc, il garante regionale dei detenuti, dei diritti delle persone private della libertà. Secondo la nostra impostazione, peraltro, il garante per noi non è solo uno strumento di conoscenza, di controllo, di garanzia appunto, relativa alla condizione penitenziaria, ma dico non solo dei detenuti, ma ripeto, di quei semiliberi li chiamo io, di semidetenuti che alla fin fine sono agenti di custodia, direttori e tutti gli altri componenti della comunità penitenziaria che sono vittime tanto quanto i detenuti di una catastrofe, ripeto, umanitaria e di una situazione di ordinaria illegalità che vige nel nostro paese. L'illegalità non è solo quella carceraria del nostro paese. Nessuna risposta. Ora, noi dobbiamo riprendere l'iniziativa su questo. Io credo che quantomeno la cortesia di una risposta rispetto a uno strumento che per legge è stato istituito non un anno fa, due anni fa, tre, ma ben quattro anni fa, era il 10 luglio del 2006 quando la Puglia si dotava di questo strumento. Sono passati quattro anni e la legge scritta è rimasta sulla carta. Non hanno fatto seguito gli atti dovuti, conseguenti, cioè il decreto attuativo di quella legge e poi a cui doveva seguire la nomina del garante. Quindi Vendola risponda. Cioè, io voglio dire che insomma, non ci sono, è molto impegnato più fuori della Puglia che dentro la Puglia, più per la politica nazionale a cui si candida come alternativa. Previsione 2013, no Sergio? Così sì, ho capito, ma se l'alternativa, se uno sogna l'alternativa e non la pratica, insomma, sì, come diceva Gandhi, no? Sì, tu innanzitutto il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, beh, allora lui ha la possibilità di essere il cambiamento, quantomeno di questa situazione, di questa vergogna che è la situazione carceraria nazionale e in particolare pugliese, perché ripeto, la Puglia è al secondo, è al secondo posto. Non si è credibili nell'alternativa futura se non la si è già praticata nei fatti e non la si pratica nel presente.
Sergio, ci sono due domande dalla chat. Dunque, Enrica ci sollecita a parlare dell'ergastolo Sofri, mentre Gian Nicolacione ci chiede in che percentuale di detenuti è stimabile come possibile la possibilità di recupero sancita dalla Costituzione nelle nostre carceri. Articolo 27. Queste sono le due domande. C'è prima Sofri però, che attende da un po'. Ma voglio dire, la questione di Adriano Sofri è un po' il paradigma dell'articolo 27, dei principi fondanti, la vita civile, del diritto del nostro paese. La domanda che si pone sotto la forma di grazia a Sofri per quanto riguarda la sua condanna, Sofri, a parte che Sofri non è condannato all'ergastolo, non so se c'è stata la domanda riferito all'ergastolo a Sofri, rischia di essere un ergastolo poi di fatto, cioè la pena fino alla morte anche se non è stata combinata in un'aula di giustizia. La domanda che ci si pone: che senso ha la detenzione nei confronti di una persona, qui stiamo parlando del detenuto noto, cioè Sofri, perché anche se non è in un carcere, è in una sorta di carcere perché è quello della sua abitazione, non può uscire, eccetera, si trova nelle condizioni sicuramente di non poter esercitare pienamente la sua libertà, quantomeno quella di circolazione e di movimento. Che senso ha la detenzione quando, se il fine della espiazione di una pena o della carcerazione è quello di, diciamo, la legge parla di rieducazione, di risocializzazione. Rieducazione è un termine che non mi piace perché penso un po' alle forme coatte di rieducazione dei gulag, la rivoluzione gulag culturale sovietici, oppure dei laogai cinesi, però il senso è quello. Viene meno la pericolosità sociale, anzi emerge dal comportamento di oggi una rottura radicale nei confronti dei comportamenti del passato. Il senso della pena, se non si valuta questa rinascita, questo cambiamento, il senso della pena è meramente, meramente afflittivo, e quindi nella forma di grazia a Sofri, innanzitutto Marco Pannella, che ha lanciato la proposta, poneva la questione innanzitutto non tanto del detenuto Sofri quanto dei poteri del Presidente della Repubblica, che era stato espropriato di quello che è una sua prerogativa assoluta, quello di decidere senza dover consultare né il Ministro della Giustizia né il Parlamento. Però la prassi italiana imponeva che il Presidente dovesse, prima di esercitare quello che è un potere assoluto, invece doverlo concordare o comunque fare una sorta di mercato delle grazie, no? Per cui se ne fai grazie uno di destra devi graziare uno di sinistra e viceversa, eccetera. Ma la battaglia di Pannella è innanzitutto anche questa, per la legalità, soprattutto per il suo massimo livello, cioè sulla lettera della legge della Costituzione. Sento un rimbombo, non so se voi mi sentite ancora. Sì, ti sentiamo ancora, Sergio. C'è una domanda anche da parte di Dimitri Buffa, il quale ti chiede... No, però c'era un'altra parte della domanda, non so se la prima era su Sofri, la seconda, poi la terza di Buffa, non la so. La seconda è in che percentuale, la Gianni Colacini, in che percentuale di detenuti è stimabile come possibile la possibilità di recupero sancita dalla Costituzione delle nostre carceri, cioè in che misura le nostre carceri sono adeguate all'articolo 27 della Costituzione, te la traduco così. Bisognerebbe chiedere al Consiglio d'Europa, d'Europa, che condanna ogni anno il nostro paese per l'esercizio, la pratica della tortura in buona sostanza. La Convenzione dei diritti umani Europa parla di divieto di trattamenti disumani e degradanti che poi possono sfociare nella tortura vera e propria. Io penso che il nostro paese viga ancora la tortura, basti pensare ai detenuti del 41 bis, i quali possono uscire dal 41 bis, cioè dal carcere duro, nella misura in cui e c'è un ricatto in questo senso e quindi una tortura, diventano collaboratori di giustizia, diventano
diventano pentiti. Il Consiglio d'Europa condanna l'Italia, l'Italia per questo. Beh, se venisse applicata la legge Gozzini, si potrebbe dire che ci sarebbero le condizioni perché la rieducazione può avvenire. Diciamo, il presupposto è l'applicazione della legge. Quindi rispondere alla domanda che mi è stata posta, in che misura? Ma intanto la misura è dettata dal fatto che la legge Gozzini non viene applicata e quindi tu hai tolto già quasi il 99% delle possibilità, tant'è che oggi nelle misure alternative alla detenzione, che tutte le statistiche, qui c'è anche una parte della risposta alla domanda, stimano essere lo strumento più efficace contro la recidiva. Insomma, la legge Gozzini, che è diventata una legge criminale praticamente, una legge vilipesa, criminalizzata, ormai è in disuso nel nostro paese. Le statistiche, ripeto, dicono che le misure alternative alla detenzione sono lo strumento più efficace contro la recidiva e quindi per una maggiore sicurezza sociale. E cosa dicono queste statistiche? Prendiamo due detenuti. Allora, un detenuto che si sconta dal primo all'ultimo giorno della pena, esce a fine pena, posto che non abbia l'ergastolo, bene, quel detenuto ci sono 70-80% di probabilità che ritorni a delinquere. Queste probabilità si riducono fino al 15-20% per quello che invece non ha scontato tutta la sua pena, ma nell'ultima parte di espiazione della pena gli è stato concesso, è stato messo alla prova, attraverso un permesso premio, attraverso un permesso di lavoro, l'articolo 21 o la semilibertà. Quindi, visto che la società comunque un giorno o l'altro, non essendoci la pena di morte, il problema dell'ergastolo limitato a qualche migliaio di persone sulle centinaia di migliaia che ogni due anni passano dal carcere, eccetera, comunque deve uscire quella persona, ebbene è un interesse della società che quella persona esca. Peraltro mi sembra banale, ragionevole una considerazione di questo tipo. Metterlo alla prova nell'ultima parte di espiazione della pena, ecco, quella fiducia che gli si dà in quella parte viene ricambiata, insomma, molte volte di più di quanto invece non è ricambiata da chi non ha nessun debito nei confronti dello Stato e della giustizia, perché l'ha pagato tutto, cioè dal primo fino all'ultimo giorno della sua pena. Quindi questo mi sembra il ragionamento, l'unica risposta che posso dare è questa. Ecco, Dimitri Buffa chiede questo, ti chiede di commentare la lettera scritta da Iota a tutto il personale penitenziario, e quella resa pubblica proprio il 22 luglio da Rita Bernardini, a proposito appunto della situazione nelle carceri. Cioè quella dell'estate, come comportarsi, sì. Cosa sì. Aprire un po' più di spiraglio nella porta blindata. Insomma, io credo che... Insomma, è una sfida al limite alla di tollerabilità, di tolleranza, di pazienza che hanno i detenuti. Io credo che nell'amministrazione penitenziaria ci sono delle risorse, delle persone che rendono meno penosa una pena che, ripeto, sfocia spesso nella trattamento disumano e degradante. Io conosco dei direttori che, e meno male che ci sono direttori di questo tipo che cercano di rendere non solo più umana l'espiazione della pena, ma insomma pagando di persona, nel senso che stanno magari dalla mattina alle 8 fino a mezzanotte in un carcere, pagano anche perché poi penalizzano in realtà, nella misura in cui si occupano dei detenuti e degli agenti di polizia penitenziaria, quei direttori magari sacrificano qualcos'altro, la propria famiglia, i propri figli, eccetera. E se non ci fossero queste persone nell'amministrazione, forse sarebbe davvero senza via di uscita e forse ormai pregiudicata per sempre la situazione delle carceri italiane. Ma non è che le circolari dell'amministrazione, del capo del DAP che... di questo tenore, di questo tipo, che il Parlamento aveva le proposte da discutere, c'era un pacchetto di proposte di Rita Bernardini che potevano rendere
appunto questa estate meno drammatica di quanto lo sia già e rischia forse di diventare non solo drammatica ma tragica per il mese e mezzo che abbiamo, soprattutto di estate piena, parlo soprattutto di agosto, eccetera. Il tentativo che noi faremo, perché la pazienza, la tolleranza, come dire, ma soprattutto la civiltà di comportamento che i detenuti manifestano siano di esempio rispetto invece alla inciviltà dei comportamenti che le istituzioni stanno praticando e dimostrando in maniera scellerata e assolutamente vergognosa, non ci sono altre parole. Bisogna affidarsi del senso di umanità dei detenuti e degli altri componenti della comunità penitenziaria, penso soprattutto agli agenti di polizia penitenziaria. A Ferragosto, come l'anno scorso, andremo nelle carceri proprio per non soltanto fare, perché poi io già sento lei, ci andate a Natale, ci andate a Pasqua, ci andate a Ferragosto, invece quelli stanno lì dentro tutto l'anno, ma in realtà i radicali ci vanno tutti i giorni dell'anno. Forse Rita Bernardini è la deputata che è riuscita già solo in questi 2 anni di legislatura a fare da sola quante visite ispettive tutti gli altri deputati hanno fatto assieme, non solo in questa legislatura ma in tutte le loro altre legislature. Quindi noi ci andiamo nelle carceri perché siamo degli abitué in realtà, e quindi andremo e i detenuti a noi ci ascoltano, Pannella lo ascoltano, sanno che ci si possono fidare di noi e sanno che anche, vale anche per loro, no? Quella semplice verità di cui dicevo all'inizio, che appunto non è vero che il fine giustifica i mezzi, ma i fini dettano e i mezzi dettano i fini, li prefigurano, e sanno che la violenza potrebbe in realtà non liberarli ma semmai pregiudicare ancora di più di quanto non lo sia già la loro situazione. Purtroppo c'è una pratica di questa non violenza nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria, nei confronti degli operatori carcerari, dei detenuti, però è una non violenza nei loro confronti che è poi una violenza contro se stessi, perché gli episodi di autolesionismo, gli episodi di suicidio dimostrano che in realtà una violenza continua ad esserci ed è la violenza di uno che non ce la fa più e quindi tenta questa forma tra virgolette innocente di evasione, Sergio, che è quella del farla finita. Sergio, il tempo a nostra disposizione è quasi esaurito, però ci sono ancora alcune domande dalla chat e un'ultima domanda che ti vorrei fare io. Allora, la domanda da Enrica della chat chiedeva se esiste il Sofri, è un detenuto politico, se esistono detenuti politici in Italia e come mai tu stai fuori dal carcere invece Adriano Sofri. No, questa è la domanda di Enrica. Beh, insomma, politico nel senso che la condizione di Sofri, come da questo punto di vista dei 60.000 circa detenuti nel nostro paese, è frutto della mala politica, dello stato di non democrazia, di non diritto che vige nel nostro paese. Poi c'è un terzo, tecnicamente parlando, politico nel senso di chi ha compiuto atti, nel caso di Sofri, trattandosi di una persona totalmente estranea ai fatti per cui è stato condannato, non si può neanche definire un detenuto politico, ma per quanto riguarda me, la storia di molti miei compagni di lotta armata, si poteva parlare di detenzione politica nella misura in cui noi non eravamo la criminalità organizzata, nel senso che i nostri atti erano motivati politicamente. Insomma, io sono uscito dal carcere dopo 12 anni di espiazione della pena in base alle leggi dello Stato che quei termini
hanno fissato, perché sono fuori, perché hanno ritenuto che non fossi una persona pericolosa socialmente, che fossi meritevole della messa in prova che sono stati, che sono gli ultimo anno e mezzo di lavoro esterno che io ho fatto. Però rientravo ogni sera in carcere dopo aver lavorato di giorno fuori presso il Partito Radicale, e poi è stato riconosciuto nel mio comportamento, come quello di molti miei compagni, di quel movimento che forse è stata la spina nel fianco e forse l'artefice della fine del terrorismo, come dire, endemico e ripetuto e continuato negli anni nel nostro paese, che è stato il movimento della dissociazione politica dal terrorismo, che noi abbiamo animato chi in forma collettiva, chi in forma individuale. Insomma, io ho più un percorso individuale che ho tentato di raccontare prima con la mia esperienza carceraria, più che quello collettivo del movimento politico della dissociazione con tutte le iniziali maiuscole. Però prima è venuto questo atto di, come dire, di superamento, di dissociazione, di rottura con logiche, ideologie e comportamenti passati. Poi la legge che ha riconosciuto questa realtà è una legge di molti tempo dopo, insomma, è arrivata successivamente, che ha quindi rivisto le pene, anche perché le pene comminate nel pieno dell'emergenza o degli cosiddetti anni di piombo erano pene dettate anche appunto da quello stato di follia anche giuridica, giudiziaria e di legislazione speciale, per cui lo sconto che è arrivato dopo decine di anni in alcuni casi di detenzione in realtà quello che ci avevano già dato prima, con processi speciali, con leggi speciali, con tribunali speciali, con carceri speciali. Sergio, l'ultima domanda riguarda la terra da cui stiamo mandando avanti la regia di questa TV radicale, il Salento. Si è recentemente costituita una nuova associazione radicale che si chiama Sei il Salento, e sia te che Elisabetta Zamparutti veramente avete messo un grande entusiasmo sia in termini di organizzazione sia in termini di promozione di questa nuova associazione. Ci vuoi tratteggiare quelle che saranno le linee guida dell'azione e dell'iniziativa politica di Save Salento? Sì, intanto Save Salento, trattino salviamo il Salento per i, diciamo, i puristi. No, oh, sì, beh, diciamo gli esperantisti, va. Battutina polemica. No, un po' come Save Tibet, quindi non sì. Il movimento indipendentista, anche se un pensierino lo potremmo fare sulla autonomia. Sottoscrivo. Regione autonoma Grande Salento, così mettiamo anche non solo la provincia di Lecce, che è il Basso Salento, ma anche quella di Brindisi e Taranto. No, a parte le battute, insomma, un po' come Save Tibet, cioè porre al centro le questioni del degrado, del disastro culturale, ambientale, paesaggistico, prima che politico. Poi sappiamo che c'è un legame tra le cose, perché se c'è un degrado è una insomma distruzione dei fondamenti della vita civile, che sono il modo come si mangia, come si vive, che aria si respira, oppure in che ambiente si abita, con quale paesaggio conviviamo, con quale natura, eccetera. Beh, questo, se c'è un degrado di tutto questo, è frutto sempre della mala politica e della partitocrazia, che non è soltanto romana, non è solo Roma ladrona, qui i ladroni sono dappertutto e sono innanzitutto i partiti che campano di politica e di finanziamento pubblico e di commesse pubbliche da 60 anni a questa parte, anche se hanno cambiato nome. Quindi è il tentativo di dare, di frenare soprattutto questo degrado attraverso le operazioni che sono in corso, cioè nel nome delle energie cosiddette rinnovabili, dell'energia pulita, dell'energia verde.
sono stati, come dire, adottati e presentati i progetti più devastanti dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio naturale, del patrimonio storico e culturale. E questo accade soprattutto in quel particolarissimo e limitatissimo territorio pugliese, che è uno scrigno, è una nicchia di bellezza e di storia e di tradizione e di cultura, che è il Salento. Dove sono i progetti industriali del megaeolico, del megafotovoltaico? Quindi questa è stata la spinta. Io non ho riconosciuto più i luoghi della mia infanzia da 2, 3, 4 anni a questa parte, perché sono stati totalmente devastati da questa frenetica corsa all'oro delle energie cosiddette rinnovabili. Quindi le linee guida quali sono? Intanto una grande opera di informazione, di sensibilizzazione dei cittadini sulla insensatezza, direi proprio, oltre che sui pericoli di una politica energetica nazionale e regionale che vogliono fare del Salento il polo industriale energetico, di primaria importanza energetico del nostro paese. Non è la missione di questo territorio, non è la missione, secondo me, della Puglia in generale, in particolare del Salento. Sul nucleare non discutiamo neanche, è una scelta sbagliata non solo in Puglia ma anche a livello nazionale. Insomma, il rischio è che i pugliesi poi finiscano per pagare in bolletta per decenni gli extracosti del nucleare, che anche qui è la grande opera in cui dell'opera rimarrà solo l'annuncio ed i contratti che nel frattempo si fanno nell'annunciare l'avvio di questa politica industriale, che poi saranno i successivi governi, cioè gli italiani, a dover pagare le penali, eccetera. Ma diciamo questo no, ma operazione di informazione innanzitutto. Intanto, come abbiamo chiesto l'anagrafe pubblica degli eletti nominati, quella la cosa che serve immediatamente è l'anagrafe pubblica di tutti i progetti industriali, di impianti, che siano di mega eolico o di mega fotovoltaico, perché sia garantita la massima trasparenza, siano noti al pubblico. Se voi vedete ora i siti della regione, dei comuni, delle province, di tutti gli organismi interessati alle autorizzazioni, all'istruttoria, all'autorizzazione di questi progetti, non li presentano. Devi andare a spulciare il bullettino ufficiale della regione, neanche ci sono tutti i dati. Quindi una moratoria intanto è quello che chiediamo per dei procedimenti istruttori di valutazione e di autorizzazione di questi progetti industriali megaeolico e megafotovoltaico. Insomma, poi dice, voi siete quelli del no siete no al nucleare, ma siete quelli del no pure al fotovoltaico e all'eolica. No, noi siamo per le fonti rinnovabili di energia, però che siano sviluppate, noi diciamo, in forme ecosostenibili, e ci sono le forme ecosostenibili, che sono quelle di autogenerazione diffusa. Parliamo per esempio di impianti eolici di piccola taglia, ma per quanto riguarda il fotovoltaico, quelli integrati negli edifici, tutti gli elementi di arredo urbano, i parcheggi, i pensilini, ma penso soprattutto che la prima fonte alternativa di energia è il risparmio e l'efficienza energetica. Se noi risparmiamo e rendiamo più efficienti i nostri edifici, a partire soprattutto da quelli pubblici della regione, produciamo in realtà energia. Quindi questo, diciamo, sono le linee, ma più che le linee guida sono gli obiettivi del prossimo anno di iniziativa, che sono nelle mani del consiglio direttivo, degli organi direttivi, di Antonio Bonatesta, che è il segretario di Save Salento, di Angela Curcio, che è la tesoriera, dei presidenti Giuseppe Napoli, Ignazio Monaco e Katia Stomeo, e tutti i membri del consiglio direttivo. Chiudo su una cosa: abbiamo in corso una battaglia ora che riguarda proprio davvero il Basso Salento. C'è stata la sentenza del TAR qualche giorno fa, sì, sulla, sì, statale 275. Sulla 275. Allora, se ho capito bene, nessuno vuole ricorrere contro quella. Noi ci siamo già sentiti come Save Salento con il comitato 275 presieduto da Vito Lisi, con Donato Saracino, l'avvocato che ha seguito molti ricorsi di Italia Nostra, soprattutto sull'eolico, eccetera. Se lo studio Pellegrino, che ha curato il ricorso un po' per i comitati, un po' per la regione, dovesse tirare i remi in barca, io già siamo d'accordo tra Save Salento, comitato
fissato 275 gli avvocati anche a Roma, faremo un ricorso al Consiglio di Stato per impedire che cosa? Sembra la devastazione di un paesaggio meraviglioso, diciamolo. Si costruisce un'autostrada da Maglie all'Euca. Io posso capire fino a Montesano le quattro corsie, ma da Montesano all'Euca una autostrada che finisce con non so quanti campi di calcio, una rotonda alle porte, all'ingresso di Leuca, come se fosse Los Angeles, l'arrivo a Los Angeles o San Francisco, insomma, veramente. Ma la ragione qual è? Siccome sono stati stanziati dei fondi, non so di quanti centinaia di milioni si parla, se non si fa l'autostrada quei fondi si perdono, quindi si preferisce prendere i soldi e costruire questa cosa devastante piuttosto che invece rinegoziare, ricontrattare. Insomma, io credo che un problema serio di sicurezza stradale c'è, di viabilità c'è, penso che ancora i camion, ed è assurdo, debbano passare dentro Montesano, dentro Alessano, cioè questo no, però tra fare delle circovallazioni o costruire strade a due corsie e mettere in sicurezza le altre, questo progetto mega mega galattico dell'autostrada è veramente assurdo, però ripeto, qui la responsabilità è ancora non è della politica, di come la politica ha gestito queste ha gestito, in questo caso parliamo della sicurezza stradale, della messa in sicurezza delle nostre strade, cioè, ma vogliamo dire anche la scelta sbagliata fatta nel corso degli anni, perché esiste anche una rete ferroviaria nel Salento che è qualcosa infatti, che risale all'800. L'alternativa, infatti, bisogna spostare il traffico su gomma, il trasporto su gomma, su quello su rotaie, e già hai risolto molti problemi. C'è questa favolosa circolare, no? Che potrebbe fare tutta la punta, ritornare a Lecce, eccetera. Si costruisca quella, si metta in sicurezza quella, si ampli quella, e già elimini molti molti problemi che invece, ma siccome sui problemi e sulle emergenze si costruiscono i comitati di affari e di gestione delle emergenze, perché chi provoca le emergenze poi di solito sono i candidati a trovare le soluzioni alle emergenze, no? E quindi siccome sulle emergenze poi proliferano tutti gli apparati emergenzialisti, eccetera, e quindi che richiedono molti soldi, è chiaro che ora c'è l'emergenza traffico nel tratto tra Maglie e cose, si è creata questa cosa e la si risolve con il mega progetto di cui interessa non la soluzione del problema, ma quanti soldi arrivano. Sergio, noi ti ringraziamo veramente tanto. Intanto vengo anch'io in video a salutarti, così vedi anche me, che intanto stavo a leggere le domande della chat. Ti ringraziamo veramente tanto per questo collegamento, non ti chiediamo cosa pensi di TV Radicale, siamo in una fase sperimentale che, come forse ti ho già detto al telefono, durerà per il prossimo mese e mezzo, e intanto stiamo organizzando una rete di militanti che stanno aderendo con entusiasmo. L'idea è far crescere questo progetto dal basso, e attraverso appunto lo strumento che ci dà internet, la libertà che ci dà internet. E noi ti ringraziamo veramente tanto e speriamo di averti presto nuovamente nostro ospite. Oh, mi assoluto. Va bene. Veramente ti saluto anch'io, Sergio, veramente. Grazie a voi, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Ciao Sergio, salutiamo Sergio D'Elia, e salutiamo Sergio D'Elia e lo ringraziamo per questo collegamento che fortunatamente ha avuto, diciamo, un buon esito dopo l'inizio esitante, e quindi a questo punto diciamo che anche per questa domenica si sono concluse le trasmissioni in diretta stai scrivendo male Salvatore, guarda dove stai scrivendo? Allora, diciamo che anche per oggi si sono concluse le trasmissioni in diretta di TV Radicale, e speriamo di aver fatto, diciamo, un buon lavoro, non ne dubitiamo, certamente molti di noi hanno lavorato, hanno scritto, sono andati in video e in audio con entusiasmo, siamo un po' stanchi e lo vedete, quindi vi salutiamo, vi ricordiamo che per attivarvi e entrare a far parte anche voi dello staff di TV Radicale è sufficiente scrivere un'email a tvradicale@gmail.com, andare sul sito www.tvradicale.it, registrarsi e partecipare. Tra l'altro voglio ricordare un'ultima cosa: da oggi il sito tvradicale.it, caro Salvatore, è diventato, è entrato nel mondo del web 3.0,
addirittura perché è possibile per gli utenti registrati lasciare video commenti. Quindi tutti quanti quelli che vogliono andare magari poi in video anche su TV Radicale possono lasciarci il loro contributo direttamente sul sito. Ciò detto, salutiamo tutti e ridiamo la parola alle scimmie. Ricordatevi di liberare la scimmia che è in voi, perché questo TV Radicale è l'anello mancante nella comunicazione. Perfetto, molto più laconicamente alla prossima domenica. Saluti a tutti. Saluti a tutti, ciao.